Eccoci, siamo eccoci. Quasi pronti a partire, il primario inossidabile, sì. Come devi sempre. Scusare, ma l'altro giorno. Ma senti, ma ti sai che ho microfono l'hai messo in qua in amainea come l'altra, ti sai che poi... Pronto, mi sentite? Pronto, pronto. Sì. Lavate due tondi. Sì, e poi vi aspettiamo. Nel nostro consueto cazzeggio del martedì sera, perché fra amici è una certezza assoluta. Ci vediamo fra pè. D'altronde... Quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornare chérie a Monte Carlo. Questo nostro amor puoi salvare ancora, oh chérie, con me a Monte Carlo. Rivedrai lo stesso mare e la luna in ciel brillare. Torna qui da me, tutto aspetta te, è un eterno sogno Monte Carlo. Manchi solo tu, oh
posso far. Beh. Affanculo tu e Monte Carlo. Pardon. Incrito pubblico, buonasera. Bentornati al Palagiorgi di Caperana a Chiavari, bentornata anche al primario. Buonasera a tutti, ti volevo dire, tu ce l'hai il moto proprio? Lo faccio. Che cosa? Non so, scrivo moto proprio, scrivo di regolamenti, chi drento, per esempio, o Dario levito cappello, o Matteo mettite i guanti, ecco allora. O Fusaro cangia o Jack, e questo è il moto proprio, allora, è il regolamento sì, che lo sta facendo il Papa, l'ex. Ah, l'ex. L'ex Papa. Pensa perché siamo senza Papa, senza governo, Ugasu che stasera. Che Ugasu che è capo la carica. Va bene, che dirvi, che do pubblico i cadaveri, reduci dal trionfo del Muddy Waters. Questa sera vi fanno un'antologia di brani senza troppo andare per il sottile, con una connessione, ahimè, ovvia e un po' meno, e quindi sarà piacevolissimo perché la prima prova è una grande dimostrazione delle doti vocali del nostro lead singer Dario Brunetti, che merita un applauso. Matteo canta anch'egli, Fulvio Fusaro canta ma sulla carassa, e quindi questo è un grande brano, si chiama Hurt, è un brano del 1961 che Fausto Leali rifà nel 1966 con il titolo di A chi? Prego, maestro. Va bene, basta, calmi. Ecco,
5 porri, no, non 5 porri, è una serata da 5 stelle. Da 5 stelle? No, eccoli i porri, no, scusate. Allora, intanto, no, consentitemi di dirvi, incrito pubblico, che stasera abbiamo una coppia vincente in cucina. Buonasera, che ragazzi. Merita l'applauso. Bene. Queste due garbate signore sono, lo devo dire, Olly, perché se no faccio torto a tua figlia, siete mamma e figlia, ma sembrate binelle. E tu, no, è il contrario, no, il contrario. Allora, intanto ci presenti tua figlia, come si chiama? Sofia. Questa signora, questa garbata signora Sofia, credo che sia una barmaid di un titolato locale chiavarese, mentre invece la Olly è... Una ristoratrice. E il ristorante? Anche pizzeria La Prua. La Prua, in via dei Devoto a Lavagna. Mentre parliamo, Olly, sì, noi abbiamo già inquadrato le fotografie del tuo locale, le insertiamo sopra. Intanto ci racconti un po' cosa ci proponete stasera. Stasera faremo un risotto con i porri, visto che è la stagione giusta per proporre una cosa così, come simbolo dell'inverno, diciamo. Certo. Speriamo che arrivi presto l'estate. Tra l'altro molto comunque appetitoso, risotto con i porri, molto interessante. Abbiamo portato il pane che facciamo noi tutti i giorni in pizzeria. Che è favoloso, mi la robo sempre con te. La nostra pizzeria che poi cuociamo mezzogiorno e sera e proponiamo sempre... Fantastico, è una cosa molto, molto buona. Poi come dice Giuliano, la pizzeria che si trova a Lavagna in corso Via dei Devoto. È una delle poche pizzerie che mi ha detto che è sempre aperta le ore, infatti, è importante. Anche il 21 scorso, quando abbiamo fatto il concerto al Muddy Waters, dopo il concerto siamo andati a mangiare da loro, era già mezzanotte e tre quarti, ci hanno aspettato e questo è importante perché è uno dei pochissimi locali che tengono aperto fino a che il cliente ha l'esigenza, quindi fino all'una, alle due, è molto importante. Sì, il ristorante fino a mezzanotte è aperto, la pizzeria fino all'una. E poi se si telefona è ancora meglio perché mettiamo in condizioni tutti abbiamo lo staff al completo così. Bene, allora cosa dire? Vi facciamo un applauso e vi facciamolo qua, allora andiamo. Cominciate pure tranquillamente, noi intanto vi mandiamo in onda la prima clip di questa serata. Il nostro pubblico, specialmente gli appassionati di televisione, sanno che esiste il David Letterman Show che va in onda negli Stati Uniti, che va in onda nel mondo intero. E devo dirvi che David Letterman è colui il quale ha preso il posto di Ed Sullivan nella mentalità del pubblico mondiale. Il famoso Ed Sullivan Show è andato in onda per 20 anni ed è stato un clamorosissimo successo e devo dire che quello di cui vi parliamo adesso è altrettanto importante. C'è buona abitudine di avere un'orchestra dal vivo, un po' come noi, c'è la possibilità di cazzeggio e gli ospiti naturalmente sono del calibro di una grande nazione come l'America. Gli ospiti di qualche mese fa, in occasione della presentazione dell'ultimo loro DVD, sono Dave Crosby e Graham Nash. Li vediamo allo show. Guardiamoli. It's their new DVD is entitled Crosby, Nash in Concert. Please welcome back to the program David Crosby, Graham Nash. Lost it on the highway.
say where? You were going your way, trying to make a light along the way. Can you see by your lonely light of day? Is this growing? Fantastico, grande, grande filmato, sono bravissimi questi due, naturalmente due musicisti straordinari. Sofì. Vorrei ricordare al nostro pubblico che sono due emblemi della musica mondiale, sono due grandi capiscuola, uno ha fatto parte degli Hollies sin dalla nascita, gruppo britannico, l'altro dei Byrds, e poi hanno convolato a nozze musicalmente parlando. Mentre invece qui in cucina vediamo all'opera le bimbe, sì. E naturalmente si opera in questo modo, lì si fanno le rondelline di porro. Le rondelline poi si fanno soffriggere in pentola. Con burro e olio. Bene, andrà benissimo. Poi si fa tostare il riso, si bagna con un po' di vino bianco e si procede alla cottura. Secondo me sarà molto appetitoso. Va bene, allora io invito il pubblico, facciamo un applauso congiunto per le ragazze della cucina, per il nostro uomo serio, Marco Massa. Buonasera Marco. Dunque, siamo in un villaggio dei Caraibi e arriva uno straniero che attira naturalmente la curiosità di tutti gli abitanti. Si chiama Baiardo Roman, è un giovane ricco, figlio di un generale, eroe nazionale. Questo giovane si innamora e chiede in sposa una ragazza del posto di modesta condizione. Si chiama Angela Vicario. Lei nicchia, ma la famiglia, che è rigorosissima, la obbliga ad accettare. Dice: un'occasione così non ti capiterà mai più. Un breve fidanzamento senza che i due possano incontrarsi da soli. E poi arriva il giorno del matrimonio. Anzi, sta per arrivare il giorno del matrimonio. Tutti credono che Angela sia illibata, ma non lo è. Lei si confida con due anziane signore che le dicono che gli uomini si possono raggirare e ingannare per esibire la mattina dopo il matrimonio il lenzuolo macchiato. Il matrimonio è da favola, vi partecipa tutto il paese, senza economia, tanto paga questo baiardo. Ma quando gli invitati vanno via e gli sposi si ritirano, succede un qualche cosa. Baiardo ripudia Angela e a tarda notte la porta a casa dai genitori. I trucchi evidentemente non sempre funzionano. I due fratelli gemelli di Angela devono lavare l'onta, devono restituire l'onore alla famiglia. Interrogano minacciosi la ragazza, vogliono sapere il nome di chi le ha rubato la verginità. Lei risponde senza esitazione, il nome è Santiago Nazar, che è amico anche dei fratelli. La notizia chiaramente si sparge subito in tutto il villaggio. I fratelli comprano due coltelli, si siedono in un bar e li affilano, ostentando il loro gesto, forse perché sperano che qualcuno li possa fermare. Tutto il paese li vede, dal sindaco al parroco, dagli amici ai vicini di casa. Tutti intuiscono cosa vogliono fare, ma nessuno di loro ferma i due gemelli, questi due fratelli. E così Santiago Nazar viene ucciso. Ricordavo due settimane fa canzoni ispirate a fatti di cronaca, tipo L'uomo in frac o la canzone di Marinella. Da questo fatto di cronaca che ho raccontato è arrivato un grande libro di successo, scritto da un giornalista diventato poi uno scrittore. Si tratta di García Márquez, autore di 100 giorni di solitudine, che gli ha valso l'Oscar, il Nobel per la letteratura. Il romanzo di García Márquez, che in questi giorni si ha notizia che è affetto di Alzheimer, quindi non lo avremo più come scrittore,
si chiama Cronaca di una morte annunciata, diventato anche un celebre film di Rosi con attori come Gian Maria Volonté, Sonia Braga, Ornella Muti, Lucia Bosè, Irene Papas, un grande cast. Marquez racconta il delitto da angolazioni diverse. Voi sapete che dopo ogni delitto i cronisti vanno, interrogano i vicini di casa, interrogano i testimoni che delle volte dicono delle grandissime banalità, come Verdone in alcune caratterizzazioni aveva deriso giornalisti e testimoni in una maniera fantastica, perché ripetendo queste banalità. Ma Marquez è un cronista di vaglia ed è un grande scrittore, quindi descrive mirabilmente questa vicenda. Tutti i testimoni sapevano che i due fratelli dovevano uccidere, nessuno li ha fermati, questo l'abbiamo già detto e lo ripetono tutti i testimoni, nessuno si è mosso. L'illibatezza, i trucchi per simularla, il lenzuolo esposto ci ricordano una certa letteratura siciliana, ma non solo. Il fatto poi che tutti sapessero è un fatto attualissimo. Mi è venuto in mente di parlare di questo romanzo domenica sera, quando in TV ha presa diretta Riccardo Iacona nel suo viaggio tra i parenti di donne uccise da ex mariti, ex fidanzati, ex amanti, ha raccolto testimonianze proprio da far rabbrividire, perché tutti i parenti intervistati sapevano che queste donne subivano violenza, dallo schiaffo al pugno, angherie di ogni genere. Tutti sapevano, qualche volta sono andati dai carabinieri o dalla polizia a raccontare, la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine sanno, ma non agiscono, non intervengono. Questo è un fatto che accade tutti i giorni, quasi tutti i giorni, noi lo sappiamo, ci sono donne uccise da uomini abbandonati, però dobbiamo anche sapere che ci sono anche le persone dalla porta accanto, i nostri conoscenti, che vivono queste situazioni. Molto spesso ci sono donne con un occhio nero, un braccio rotto, chiediamo loro che cosa avete fatto, hanno preso una porta, sono scivolate e cose del genere. È un motivo di riflessione, io non voglio aggiungere altro, però credo che ognuno nel suo piccolo e secondo la propria posizione debba intervenire in qualche modo. Marco Massa, fantastica sua audizione, siamo d'accordissimo con te. Sì. Vorrei aggiungere una cosa certo. E la aggiungo muovendomi, Marco, perché proprio qualche giorno fa è successo che si è presentato Fracasso con un occhio nisso. Pesto. A tassonò come un can? E cosa dico? Se non levo, ho cominciato a levare il manese dai cassole, perché è quello che te lasciano un segno. Ah, ecco, putti. No, perché abbiamo visto che te ma ti ha detto una bella botta. Questa volta mi tocco all'uomo subì. Cosa devo? No, perché è una cosa che bisogna prendere in considerazione. Non sempre sono le femmine che sì, subiscono abusi. Questa volta mi tocco a mia. Sì. Spero che la prossima non veniamo mai a funerale. No, arriva tanto, ne altri testimoniemo che insomma, vabbè. Speriamo. L'importa. Ma figlio di viateri. Ci fide che te una butta di ferro. Grazie. Come Attilio Regolo. Va bene, allora che dirvi, grido pubblico? Facciamo un briciolo di musica, eh? Allora, il signor Dario e il signor Matteo, questa sera ci propongono un grande brano di Lucio Dalla. Merita un piccolo racconto. Lucio Dalla comincia a incidere verso la metà degli anni 60, nella seconda metà degli anni 60, e l'unica persona che crede veramente in lui è l'onnipotente Gianni Morandi, il cantante più famoso che avevamo in Italia all'epoca, quello che di un disco ne vendeva 2 o 3 milioni di copie. Morandi è anche una persona molto per bene e spinge molto Lucio Dalla, a tal punto che al culmine della sua carriera includerà una sua canzone meravigliosa in un album. Nel 1970 sbanca qualsiasi jukebox durante l'estate con questa magnifica Occhi di ragazza che Lucio Dalla mette all'interno del suo primo album. Noi ne facciamo un arrangiamento cadaverico e sarà un brano che ci piace ricordare e apprezzabilissimo. 1, 2, 3. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che mi aspettano. Occhi di ragazza, se mi guardo, vedo i sogni che farò.
c'è una luce e mi porta fino a te. Un giorno in loro scoprirò quello che tu nasconderai. Occhi ragazzo, questo viaggio prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere il volo. Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare. L'acqua di una lacrima da Dio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima da Dio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima da Dio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Occhi di ragazza, un brano di Lucio Dalla con un arrangiamento anche questo cadaverico dalla bella voce del signor Dario. È il momento, invito pubblico, di rifare un generoso applauso alle ragazze della cucina. Guarda, c'è, eccole, c'è un profumo, guarda, veramente rotondo, perché devo dire che il porro ha qualche cosa in più rispetto alla cipolla, eh? E beh, d'altronde è un gusto più consono. Vuoi tagliarlo, tesoro, per piacere? Così assaggiamo un attimo il tuo pane. Il tuo pane che merita un apprezzamento molto molto particolare. Oli, allora, aspetta, come ci comportiamo? Facciamo allora, bisogna farlo un po' soffriggere, poi butteremo il riso e proseguiremo la cottura. È una cosa molto semplice. Molto semplice, molto fatta semplice, apposta per il nostro pubblico a casa. E quindi è un, tra l'altro, molto appetitoso. Sì, proprio, sì, profumo è molto proprio appetitoso, ripieno. Poi è molto delicato come gusto. Si potrebbe eventualmente, Oli, aggiungere, che so, anche dello specco, delle altre. Sì, io avevo pensato anche alla salsiccia. Sarebbe, sì, però ho detto voglio fare una cosa vegetariana, che adesso tanti non mangiano carne. È vero, è vero. Ho detto magari anche una cosa semplice così può essere interessante. Senti, Oli, nel menu del vostro ristorante questo non c'è, ovviamente. No, 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 però occasionalmente sì, perché poi il porro prendiamo sempre per fare minestrone, quindi più o meno c'è sempre una certa varietà di verdura, un po' perché la usiamo per le pizze, per la pizzeria. Pizza, nel senso che... Sì, la vegetariana va molto, con i peperoni, melanzane, zucchini, poi abbiamo dei piatti con abbinamento di pesce e verdura. Ti darebbe volentieri un po' di se trovassi un coltello. E vabbè, ora lo troveremo, Sofia. Troveremo, non fa niente. Va bene, in chiedo pubblico da questa postazione vi esorto a fare un grande applauso, ecco, per Peppino. Buonasera, Peppino. Buonasera. Buonasera a tutti voi, grazie. Beh, siamo ritornati con un animale particolarmente interessante e particolarmente bello, piuttosto raro, da noi è molto raro, occasionalmente, però qualcuno deve averlo trovato e quindi è stato preparato dal tassidermista, cioè dall'imbalsamatore. È il picchio nero, è uno dei più grossi picchi che a livello europeo, ci sono anche a livello americano, in altre specie, sì, ma questo sicuramente a livello europeo è il più grosso picchio che noi abbiamo, il picchio verde, il picchio muraiolo. Sì. Eccetera, poi anche il torcicollo, eccetera, ma questo sicuramente è l'esemplare più bello. Che possiamo dire di questo animale? Beh, i picchi sono uccelli che li possiamo chiamare i chirurghi delle piante. Perché? Perché con il loro becco fortissimo, sì, riescono a entrare sotto la corteccia, a togliere i parassiti delle piante, sono quindi proprio dei sanificatori delle larve che parassitano la corteccia dei vegetali, delle piante, specialmente di alto fusto. Nel documentario che vi ho portato c'è questo picchio che sta facendo un'opera incredibile di pulizia, perché va certamente a trovare
la larva si trova sotto la corteccia e sta facendo uno scavo incredibile, lo si vede lavorare. Ora, una cosa incredibile di questi animali è pensare come, con una forza del becco e quindi anche del collo, riescono a scalfire come uno scalpello il legno. No? E la cosa incredibile è questa, come non abbiano nessun risentimento a livello cerebrale, perché dare delle capocciate di quel genere, no? Sì. Ma c'è tutto un sistema a livello cerebrale, e qui bisogna parlare di anatomia comparata, che salvaguarda appunto il cervello da quello che potrebbe essere un intontimento dei colpi che deve ricevere. E poi hanno una lingua che ha delle ghiandole salivari che secreta una sostanza abbastanza vischiosa, per cui questa lingua, che riesce a essere estroflessa, non un po' come fa un formichiere, sì, nelle cavità che loro riescono a trovare sotto la corteccia, riescono ad andare a catturare, a incollarsi sulla lingua, le larve e gli insetti di cui loro si nutrono. Un particolare, tanto questo è un maschio, e mi dire come fai a sapere che è un maschio? Si vede dalla livrea, perché la testa rossa, come si vede, no, di questo piumaggio rosso, nel maschio è ampia e ricopre totalmente, mentre nella femmina soltanto a metà, quindi un bellissimo maschio. Ma la caratteristica del picchio è un'altra cosa, le penne della coda. Ora, io cerco di farvi capire che queste penne sono piuttosto rigide, vedete? Presentano la parte centrale rigida e spessita, perché quando il picchio si arrampica e deve lavorare nella corteccia, la coda la appoggia dietro, come è un appoggio vero e proprio, un puntello, sì, che gli permette di, con le zampe, di attaccarsi, ma di tenersi. È un dietro, no? È un dietro vero e proprio, no? Sì. E gli permette quindi di poter lavorare con tranquillità. Il nido viene fatto all'interno di un tronco d'albero. Sì. Logicamente tronchi d'albero che hanno sicuramente subito delle lacerazioni nel tempo da parte delle larve. Loro entrano dentro, scavano l'interno, e all'interno depongono un certo numero di uova e di piccoli che loro alimentano costantemente con l'affetto solito degli animali che hanno verso i loro piccoli. Un certo numero di uova, 5, 6, 7 uova, che si schiudono. Che dire di questo animale? Questo è un esemplare molto particolare. Spiegaci un po', perché mi sembra di averlo visto una volta, è rarissimo, che colpisce in una maniera praticamente progressiva. Il ritmo forma? Che si sente a volte è proprio una... È quasi un richiamo sessuale del maschio, e soprattutto è anche così una informazione di io sono qua. Ah, ecco. Io ci sono, attenzione che questo è il mio territorio, quel ritmo così, no? Perché altrimenti il colpo, allora, che sarebbe questo, se, non so se si riesce a sentire, ma... Sì, proprio... Se invece va a mangiare, mangia, il colpo è... Ah, ecco. Cioè io mi stupivo che avesse... Questa, considerando che io ho l'erne cervicale, quindi sono terrorizzato da fare uno sforzo con il collo. Al mondo. Vedere che questi colpiscono con una forza così. Sì, ma loro sanno trovare il punto quando devono dimostrare che sono presenti sul territorio e vogliono marcare il loro territorio in modo sonoro. Infatti, loro sanno che dove l'albero, il tronco, il legno che si suona bene. E lì con un polpettino veloce, velocissimo, danno questo segnale, un segnale, un richiamo. Poi il loro volo è un volo piuttosto ondulato, no? E abbastanza così lento, neanche tanto veloce. Sono dei buoni volatori comunque, sì. E sono piuttosto però schivi, non sono animali che gli piace stare in mezzo a cose, per cui tengono sempre a vivere. Anche se nel documentario che vedrete c'è questo animale che è un parco in mezzo alla gente, che si sta pulendo il suo tronco, si sta catturando i suoi larve, insetti, le sue larve che gli piacciono. Senti, qualche domanda. Sono facile preda per i predatori più... voraci, oppure il picchio ha una vita tutto sommato tranquilla? No, abbastanza, direi di no. Direi che però, come tutti, diciamo così, tra virgolette, gli insettivori hanno sofferto di quello che è l'inondamento dell'ambiente degli insetticidi. Ecco, cioè è chiaro che non trovano più gli insetti come una volta, no? Per esempio, una volta nei pioppi, no, c'erano delle larve che venivano mangiate abbondantemente. Il pioppo sappiamo che è un legno tenero, sì, quindi morbido, può essere cattato facilmente. Adesso usano pesticidi, insetticidi in grande quantità per avere il legno pulito, e quindi questi animali soffrono tantissimo, così nelle querce, così in tanti altri legni che vengono utilizzati soprattutto per la lavorazione in falegnameria. Soffrono di questo questi insetti, come lo soffrono le rondini, no? Perché c'è poche rondini. Gli insetticidi stanno distruggendo l'ambiente. Io sono stato un po' così nella pianura a vedere dove c'è l'agricoltura intensiva. Certo. Non c'è più niente.
a cominciare dagli anfibi, dalle rane, no? Sì, sì, certo. Non c'è più niente. E così gli uccelli, purtroppo è così. Senti Peppino, qui da noi il picchio è presente? Il picchio verde soprattutto, picchio quello verde che è un po' più piccolo di questo. Questo occasionalmente è piuttosto raro. Io personalmente non l'ho mai visto da noi. Martin Pescatore però, della famiglia? No, siamo di un'altra cosa, assolutamente. Il cugino? Domanda io. No, assolutamente. E questo sono animali molto belli e anche le zampe hanno una trasformazione perché non hanno le tre dita e quella posteriore, hanno due davanti e due posteriori perché gli serve proprio da appiglio per potersi tenere bene. Qui si vede bene come vedono fiero, guarda che fiero che è. Ecco, vedete come le zampe, le dita anteriori, due anteriori e due posteriori. Il famoso picchio col tupè. Esatto. C'è anche un cartone animato. Il picchio. Del picchio, no? Che è proprio questo, che si rifà su questo picchio sì, particolare, sì. Ha ripreso un po' così. Bene, niente, allora, volevo dire che la prossima volta, preparatevi delle penna e matita e un cartoncino, perché volevo portare un prodotto un po' particolare. Siamo a cambiamento di stagione, perché non imparare a fare un qualcosa che serve a dare energia ai bimbi e ai non più giovani. È molto semplice però molto utile, lo volevo proporre così per cambiare un po' in quello che può essere le cose, perché per esempio il piatto di questa sera dei porri è un piatto eccezionale. Il porro è un vegetale estremamente importante nell'alimentazione perché è altamente vitaminico e soprattutto è un prodotto che contiene dei principi che abbassano la pressione del sangue. Quindi Franco ne ha bisogno. Consumatore? No, ne ho di bisogno perché c'è la pressione di quel. E allora guarda, ti fai dei due o tre porri a percolazione. Farei un applauso al professor Isola da Rovegno. Lo troveremo in una delle prossime esterne che andremo a girare dal professor Isola. Franco, se mi consenti, facciamo un brano di musica che i cadaveri sono già alle protati. Questo brano è un Sanremo. Se abbiamo scelto di fare Ancora. Ancora è un brano che ha un unico neo, è stato usato come sigla da Marzullo, ma poi è un brano straordinario. Ed è un pezzo bellissimo. Ah, però con la G, Ancora. Che ha valso al suo autore un clamoroso successo, un brano veramente molto bello. E quindi noi ve lo facciamo ascoltare dalla voce di Dario e presumiamo che sia un grande evento. Pronti, cari? Maestro. Notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio e più ti penso e più ti voglio. Tutto casino fatto per averti, per questo sole che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene, io ti perdo. Ancora, 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 perché io una quella fatto più l'amore senza te.
voce di Dario, questa era ancora, mi sfugge il nome dell'autore. Edoardo De Crescenzo, naturalmente. Sì. Però adesso vi devo dire una cosa, Ingrid, pubblico. Fulvio, aspetta, dai. Stai un attimo qui, venga per piacere. Fulvio. Avete fatto una gioia. Fatelo un po' per Fulvio la stessa cosa. No, perché voglio dire. Scusate, provate per Matteo? Bene, andiamo. Sì, per Giuliano. Credo che dovrò tagliarmi la barba. No, secondo me assomigli molto a Ingroia, stai molto bene. No. Io direi che dovresti tenertela. Un ulemanco intro, Ingroia. Un ulemanco intro, povero Romo. Va bene, va signori, via. Paolo Bonini, il nostro libraio. Buonasera a tutti. Avevo preparato per questa serata una lunga carrellata di racconti. Volevo fare l'elogio del racconto. Poi purtroppo è venuto a mancare un personaggio molto importante. Abbiamo pensato allora di dedicare a lui questa serata. Remo. Sabato è mancato Remo Terranova, che era legato alla Liguria, ma direi al mondo, perché ha fatto spedizioni in ogni parte del mondo, però aveva anche la sua casa in quel di Lavagna, oltre che quella principale a Genova. Remo Terranova, una persona veramente di grande qualità e di grande signorilità. Era geologo innanzitutto, docente di geologia, e ha fatto pubblicazioni in tutti gli anni della sua vita senza mai perdere di entusiasmo. Io posso leggere solo le zone dove ha fatto le spedizioni: Isola di Baffin, Antartide, di cui parleremo, poi nel deserto del Tenerè, in Groenlandia, nell'Islanda, Ande, Isola del Galapagos, Patagonia, Terra del Fuoco, e qui più ne ha più ne metta. Però ha studiato anche molto il nostro territorio, diciamo, della Liguria e delle zone adiacenti, e a questo è dedicato il primo libro, Escursioni e campagne geologiche guidate. Bellissimo, sì. Che è fatto proprio facendo passo per passo le campagne di studi dove ha portato i suoi studenti. Infatti vedete anche le schede interne. Sì, si vede Punta Baffi, si vede, vedo qui. Certo, c'è la Val Graveglia, c'è la Val Fontana Buona, ci sono tutte le Cinque Terre, l'entroterra di Genova. E ci sono anno per anno le campagne di studio che sono state fatte, quindi anche un invito a ripercorrere queste zone capendo la base geologica di queste zone. Certo, molto interessante quello, sì. La spedizione più importante che ha fatto, dicevo prima, era Antartide, 1975-76, e bisogna pensare che le cose che ha fatto Remo a quei tempi erano veramente all'avanguardia. Mentre adesso siamo abituati a partire, muoverci all'epoca, erano già cose serie. L'ultimo libro è quello dedicato al Bernina, e che è un'altra delle grandi passioni di Remo Terranova, la montagna. Però quello di cui vorrei parlare più dettagliatamente è quello dedicato alle Ardesie di Liguria. Infatti questo libro di Remo è l'unico libro che parta dall'origine dell'Ardesia, studi la sua dislocazione, poi la sua applicazione nell'architettura, nell'arte, per arrivare sino alla possibilità di ripercorrere alcuni itinerari che ci facciano scoprire quello che un tempo era considerato l'oro della Liguria. L'oro nero, certo. E adesso purtroppo non è più l'oro. Più competitivo, ma abbiamo sempre dei grandi filoni ancora attivi. Però purtroppo i costi sono... Vabbè, però siamo andati avanti per 5.000 anni con l'Ardesia, unici nel mondo, quindi voglio dire. E l'Ardesia rimane ed è un'occasione per riscoprirla, perché rimane soprattutto nei portali antichi, nei tetti. Certo, qui certo. Ci sono anche qui riportate alcune sculture. Ecco, scusa un momento, lo diamo in contributo. Grande Dall'Orso. Questa è di Dall'Orso, per esempio, questa processione. Si trovi nella torre dei portatori di Cristi, e anche le altre sono dentro la Torre del Borgo, in capitale. Ma voglio dire, anche Franco ha lavorato l'Ardesia per molto tempo, ma
Certo, è indubbio che Belin è Beniatri, sì. Lei è una fonte meravigliosa. Scusaci Paolo. Benissimo, io direi con questo omaggio a Terranova possiamo ritenerlo veramente valido. Volevo citare un'altra cosa molto bella, che, prendendo spunto dalla mostra che è in questi giorni a Palazzo Rocca a Chiavari, sino all'8 di marzo credo, è dedicata alla Sagrada Famiglia di Gaudì, architetto dagli anni 1852 sino al 1926, quindi a metà fra il passato e il futuro, ed è un'opera, lo saprete tutti, Sagrada Famiglia è di Barcellona, Barcellona, sì. Bravissimo, ed è una cosa molto strana perché è l'unica cattedrale in continua costruzione, cioè non è mai finita. E fra l'altro il libro che ho portato, ampiamente documentato, parte proprio con le foto del 1885. Bellissimo questo libro, Paolo. E prosegue. Sì, infatti per anni noi eravamo convinti, studenti di storia dell'arte, che si limitasse a quella affiancata lì, che poi non era nemmeno l'ingresso principale, quello che invece poi quando gli amici qui sono andati a fare una visita 2 o 3 anni fa, l'hanno vista molto più in evoluzione. Certo, e certo. Ogni anno aumenta. 1972. 82, sì. E quello che è misterioso è che questi attuali architetti e artigiani lavorano su disegni, su elaborazioni. E sul progetto, è un progetto in continua evoluzione. Che non esiste. L'altra cosa molto strana è che è un progetto così grande, così importante, non è stato finanziato né dalla Chiesa né dalla comunità civile, sì. Ma viene finanziato dalle offerte di coloro che devono pentirsi, dei penitenti. E quindi sì. Continuerà per tutta la vita. Tra l'altro, Paolo, visto sì. che tu hai questa magnifica libreria, che ricordo che è la Zafra, potrai anche ricordarci che esiste una quasi una moda spagnola del giallo con Gaudì come perno su cui giocano un sacco di fattori. Io ho letto almeno 10 romanzi è entrato in anche cui nel Gaudì romanzo. È, voglio dire... La famosa romanziera. E tu mi dai un ottimo assist per citare l'ultimo libro, perché se la Sagrada Famiglia è un monumento molto interessante da studiare, da guardare, posso anche dire la verità, a me non piace. Beh, ma è solo questione di gusto. Ci sono altre opere di Gaudì a Barcellona sicuramente interessantissimo. Che meritano una visita. La vita di Gaudì è altrettanto ricca, e questa è una biografia senza immagini, quindi, o con scarsissime immagini, ma dedicata alla vita di questo personaggio, che è veramente anche lui, anche questa degna di essere conosciuta. Bravo. Bene, grazie. Bravo Paolino, signori, Paolo della Zafra, l'unica libreria al mondo che sa di jazz. Intanto, già che siamo qui da Paolo, vorrei ricordarvi che i nostri sponsor sono Mariella Curotto, che lavora con noi da tanto tempo e che naturalmente ci aiuta a scaldarci, ci aiuta anche a cucinare, perché se non che fissa Mariella non riesciamo manco a fare da mangiare. Poi vi ricordo di Filippo Cattoni Leverone, che non è venuto perché è partito per Cuba, beato lui, però vi ricordo che Filippo ha un negozio di assistenza e vendita macchine per cucire e ricamo in Corso Dante a Chiavari. E per ultimo cito il nostro Pino Bonavita, che gli hanno fatto le ginocchia nuove, ma è ancora con le stampelle, però è nei nostri cuori. Vi ricordo che Pino Bonavita, la sua attività di carta da macero, eccetera, eccetera, in località Ferriere di Lumarzo. Va bene, allora, inchito pubblico, esauriti gli obblighi, io direi che potremo fare una pausa per la pubblicità. Riprendiamo a presto.